Quanti sono i tuoi compagni? Una decina! Ah! Non menti, sono di più. Venti, signore, venti, ve lo giuro sull'anima mia. Ah! Avanti, forse una cinquantina, signore. Quanti sono? Ah! E adesso te lo cento, ricordi? Signore. Carica! Con questi dovrei vincere una guerra. Comunque è un film epico. In nome di Dio grande e misericordioso, in nome del Dio degli eserciti, che ricondusse Israele alla terra promessa, noi qui facciamo solenne giuramento di liberare questo glorioso suolo di Spagna dal disonore della schiavitù. Anche picaresco. Forza, forza! Ammazzalo! Pagagli il cuore! Sei fortunata a non avere un'anima, figliola, è sbagliato! Scusi, è lei l'eroe della vicenda? Sì, sono io. Addosso! Fermi! Che fate? Andatevene, tornate indietro! Siete impazzito, ci bruciate il trono! Ma lo faccio per voi, idioti! Ehi, sono qui! Non vi incomodate a raccogliere i sacchi, ci penseranno i miei uomini! Beh, mi pare che come eroe... No, vede, io sono l'eroe, ma di una bella, bellissima storia d'amore. Direi che anche come eroe amoroso. Perché? A voi le cose sono sempre andate tutte bene, vero? Alla fine è andata bene anche a lui. E non solo in amore. Scusi, ci sono torture nel film? Ah, un po' sadico, eh. Certo che ci sono. Però questa è molto più crudele. Non si vede nulla. La fantasia ha molta più forza dell'immagine, no? È un film violento, immorale. No, immorale no, ci sono anche i frati. Ma il cattivo è punito? Di cattivi ce ne sono tanti. Insomma, di che genere è il film? Ma ve l'ho detto, è un film epico. Epico, picaresco. È un film epipicaresco. Cosa vuol dire? Insomma, venite a vedere il film e capirete.